Grazie. Benissimo. Bella presentazione, bene ragazzi. Prego. Nello, buongiorno. Signor Presidente, grazie per questa opportunità che ha dato al reparto attività sportive di paracadutismo. Il riparto è inquadrato nel centro addestramento paracadutismo della Brigata Folgore e assolve compiti istituzionali in ambito agonistico e promozionale. In particolare fa parte del gruppo sportivo Esercito e nell'ambito degli sport di eccellenza rappresenta la Forza Armata e l'Italia nel paracadutismo militare e sportivo. Ad oggi conta oltre 50 anni di attività agonistica. Siamo onorati di essere qui oggi. Crediamo in valori come lealtà, spirito di servizio e fedeltà all'istituzione. Crediamo in quello che facciamo e crediamo nell'emozione che ci ritorna quando il pubblico, da lei a tutti i cittadini, ce lo restituisce. Quindi grazie. Grazie a lei, colonnello. Questo per me è un magnifico ricordo. Grazie. Grazie. Signor Presidente, questo era il dono che volevamo farle, se si è avuto l'opportunità di venire all'esercitazione, è di Pino Cembro, che sicuramente le conosce perché so che è un frequentatore di quelle montagne. È realizzato magnificamente. È un bellissimo artista e c'è il simbolo, al di là del simbolo. Questa è l'autrice. Questa è l'autrice, è molto brava. Questa figlia d'arte. Che è splendido. Molto bello, grazie. Il calendario? Grazie. Questo che segue un po'. Gruppi da combattimento. È una serie di tappe, tutte di importanza storica straordinaria. Per continuare a insegnare a tramandare la verità di quello che è stato veramente, quello che hanno fatto le forze armate. Grazie. Grazie. Auguri e complimenti. Auguri. Grazie, signor Presidente. Auguri. Per la realizzazione dei termovalorizzatori occorreva che la Sicilia fosse quantomeno dotata di un piano rifiuti, cosa che non aveva. Oggi, dopo un lungo iter e tanta attività, lo abbiamo adottato. Da domani si passa alla fase concreta, progettazione, realizzazione, gestione, chiusura delle discariche. All'Istituto De Felice Giuffrida Olivetti, dirigente scolastico l'ingegnere Anna De Francesco, che fortemente ha voluto, come ogni anno, questo convegno annuale su l'enoturismo. Preside il dirigente, ha un sorriso, è felice. Molto contenta di questa iniziativa che ormai è la terza volta. E sono contenta che ci siano i produttori, che ci sia l'università, che ci siano le strade del vino e tutte le associazioni che organizzano il turismo esperienziale enogastronomico, in questo caso Eno, e noi vogliamo che i nostri ragazzi siano in grado di inserirsi nel mondo del lavoro. Consideriamo la Sicilia una terra meravigliosa per lavorare in questo ambito, in questo contesto, e sappiamo che i nostri ragazzi hanno delle possibilità, perché il Collegio dei Docenti ha sempre voluto una curvatura che tenesse conto di questi aspetti del turismo esperienziale, dell'economia circolare, che come sempre l'Università di Catania appunto ci ha sempre seguito e aiutato in questo, insieme anche all'ONAV che ha organizzato tutto questo attraverso il professore. Ringrazio tutto l'ambiente scolastico, cioè dai docenti al direttore, agli amministrativi, i tecnici e i collaboratori e i nostri ragazzi che hanno fatto appunto un'esperienza anche di alternanza scuola-lavoro facendo l'aspetto dell'accoglienza in questa bellissima serata. Un velivolo Junkers 88 è stato ritrovato a 51 metri di profondità nei fondali di Capopassero, in provincia di Siracusa. Si tratta di un aereo tedesco che è stato possibile identificare con precisione grazie all'individuazione del seriale. Un 54 kg decollato il 2 marzo 1943 da Catania per bombardare il porto di Tripoli, in Libia.
L'aeromobile venne colpito da caccia nemici e ammarò a sud di Capo Passero. Grazie alle ricerche effettuate dal team del Capo Murro Diving di Siracusa è stato identificato anche l'equipaggio. Il pilota, Hans Berger, che risultò ferito, l'osservatore, Werner Paetov, che risultò morto e successivamente sepolto a Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania, il radiotelegrafista, Hans Trefkorn, che risultò ferito, e il mitragliere, Albert Barging, anch'egli morto e sepolto a Motta Sant'Anastasia. La scoperta, dice l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, rappresenta un ulteriore tassello nella ricostruzione storica delle operazioni aeree che si svolsero lungo il litorale siracusano durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare nel contesto dell'operazione Aschi, lo sbarco alleato in Sicilia del luglio 1943. L'aereo mostra ancora distintamente i resti delle due ali, prive in gran parte del rivestimento metallico. Lunghe circa 14 metri, si trovano adagiate sul fondale, in assetto di volo, immerse in una rigogliosa prateria di Posidonia. Sono inoltre riconoscibili alcuni serbatoi, tubazioni appartenenti ai sistemi elettrici e idraulici, insieme a componenti strutturali dei motori e dei carrelli. I militari in servizio presso la compagnia Marsala, nel fine settimana appena trascorso, hanno sequestrato oltre 1.700 articoli recanti marchi di noti brand contraffatti. In particolare, le fiamme gialle marsalesi hanno rivolto l'attenzione a piattaforme di e-commerce individuando due coniugi dediti alla vendita online di giocattoli e profumi recanti marchi di noti brand nazionali ed esteri di presumibile provenienza illecita. La successiva attività investigativa ha fatto emergere come i due coniugi fossero anche attivi nel commercio ambulante, soprattutto presso i locali mercatini settimanali. Pertanto, è stata effettuata la perquisizione degli immobili e dei veicoli riconducibili ai due commercianti, che ha permesso di individuare un vero e proprio deposito di merci contraffatte presso la relativa abitazione. I prodotti sono stati posti sotto sequestro e i due coniugi deferiti all'autorità giudiziaria di Marsala. Se immessi sul mercato, oltre ad essere non sicuri e potenzialmente pericolosi in quanto destinati a bambini e alla cura della persona, avrebbero fruttato circa 30.000 euro. L'operazione delle fiamme gialle si inserisce nell'ambito delle diuturne attività di controllo economico del territorio e a contrasto dei traffici illeciti e mira a tutelare sia i cittadini, in particolare nel periodo dell'anno precedente le festività natalizie in cui si registra un deciso aumento dei consumi, sia gli imprenditori onesti che operano nel rispetto delle regole. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso un appartamento nel quartiere Nesima, nel corso della quale gli operanti hanno arrestato per detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due coniugi catanesi rispettivamente di 59 e 46 anni. La coppia è stata arrestata ed è stata disposta per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere, mentre la droga e le armi sono state sequestrate. L'11 novembre 1949, Papa Pio XII sancì che i militari italiani, addetti alla pubblica tutela, chiamati carabinieri, festeggiassero la loro patrona, la Virgo Fidelis, il 21 novembre di ogni anno, in concomitanza della suprema consacrazione della Vergine Maria a Dio e in ricordo della battaglia finale sostenuta nel 1941 dai carabinieri a Kulkwaber, in Africa orientale. Le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 22 novembre di Globus Television. Giovedì, tempo a tratti instabile. Giornata con un cielo molto nuvoloso ma asciutto fino al pomeriggio, poi peggioramento sulle province occidentali con rovesci sparsi. Venti forti di libeccio, mari molto mossi, agitato il Tirreno. Temperature massime fino a 25 gradi.